Amici carissimi, bentrovati. Siamo ormai alla vigilia del Natale 2020, un Natale diverso dal solito. Sappiamo benissimo cosa è successo in questo 2020 che sta per salutarci. Però non possiamo mettere da parte i ricordi, non possiamo mettere da parte le tradizioni, non possiamo mettere da parte quelle cose belle di un tempo che tanto fanno non solo di infanzia, ma di momenti felici, soprattutto vissuti in famiglia. E proprio di tradizioni parliamo in questa occasione con un personaggio che è storico e cultore delle tradizioni. E soprattutto un carissimo amico di Manfredonia TV, ma anche mio personale, Franco Rinaldi. Buonasera, Ciao ben Franco. trovato Vincenzo. Ben trovato a Franco Rinaldi. Ho avuto il piacere di essere al suo fianco per 30 anni, forse. Sì, 30 anni. 30 anni. E davvero sono stati 30 anni meravigliosi. Ne Passati approfitto. Ne bene, è vero. approfitto per ringraziarti, Franco, per tutta la felicità che sei riuscito a donarmi in tutti questi anni. Ma parliamo del Natale, Sì. parliamo di questo momento così importante che ricongiunge le famiglie. Parliamo con te perché sei uno di quelli che ha studiato, ha ricercato, ha fatto tantissimi lavori. Voglio mettere da parte i lavori sul Carnevale che sono molto importanti, ma le tante pubblicazioni che sicuramente sono state lette e rilette dai cultori della tradizione, ben tre incisioni importanti con canzoni che sono diventate ormai storia del Carnevale. Però oggi in questa occasione parliamo del Natale, parliamo di questa importante festa che non è solamente una festa cattolica, ma diventa una festa di tutte le famiglie, di tutti coloro che in un certo qual modo sono legati da un vincolo. E proprio perché parliamo del Natale, possiamo partire da quella che è l'aspettativa del Natale, come si aspettava il Natale una volta. Sì, Vincenzo, grazie per l'invito innanzitutto, anche a Tele Manfredonia. E così volevo, in poche parole, perché sennò qua dovremmo stare fino alla festa patronale del prossimo anno. Allora, in breve, facciamo tutto in breve, un tempo l'aspettativa dell'avvicinarsi del Natale veniva scandito con la conta dei giorni nelle ricorrenze delle festività dei santi che precedono il Natale. In vernacolo si diceva Sant'Andrea, è Natale 26, Santa Nicola, Natale 19, Santa Concetta, Natale 17, cioè mancavano 17 giorni a Natale. Santa Lucia, Natale a 13, 13 giorni a Natale. E vorrei parlare della vigilia di Santa Concetta. Quando arrivava la vigilia di Santo, Sì, tuttora, certo. anche se molte tradizioni sono scomparse, però a Manfredonia c'erano delle belle tradizioni alla vigilia di Santa Concetta e poi anche il giorno di Santa Concetta, l'Immacolata. La vigilia di Santa Concetta era tradizione in loco allestire il falò, Fafanè, la famosa Fafanè. Io ricordo che da ragazzini noi facevamo la cerca della legna, negli Sì. anni, ti parlo degli anni 50, ma sì, Vincenzo, e quindi si andava ai cantieri navali dove il capo si rincorreva sempre per un staiolo perché non voleva che rubassimo la legna che a loro serviva per la costruzione delle barche. Andavamo Quindi dai non ve falegnami. la volevano No, ce la dare a lei. volevano dare perché avevano ragione. Poi andavamo dai Mastercarrieri, quelli che preparavano, che lavoravano, facevano carrette, carrettone, compagnia bella, dove
rubavamo anche, purtroppo si deve dire così, un po' di legna e scappavamo via. Poi si andava da Mastro Domenica, io ricordo qua, proprio qui, in largo dei Baronicessa, c'era un falegname, Mastro Domenica, che ci dava ogni anno un po' di legna, un po' di legna vecchia, i vambogli perché servivano per accendere poi il falò. Sì. Poi andavamo presso noi chiamavamo i fabbrichi, dove costruivano case, e lì c'erano i famosi sbadati a terra che Sì. loro lasciavano, prendevamo questi sbadati e quindi racchettavamo tutto e si portava al centro della strada, perché poi la sera, alla vigilia, dovevamo accendere il falò. Ed era bello perché in tutti i quartieri, ma io non dico in tutte le strade, ma insomma questo avveniva in numerosi punti della città. C'era questa tradizione di accendere il falò. La vigilia si preparavano anche le prime pettole, che si diceva in loco, si faceva anche il giorno d'oggi, si fanno il giorno dopo, Adesso insomma, si fanno pure ma si fanno d'estate. sempre d'estate, ormai ci capi, si fanno sempre, e si preparavano anche queste pettole, le famose frittelle di pasta lievitata e compagnia bella. Voglio ricordare ancora, perché è importante abbinare la festa di Santa Concetta a quella della vigilia di Santa Lucia. Sì. La vigilia di Santa Lucia, che c'era anche il falò, si faceva anche il falò, io ricordo, facevamo anche noi il falò. E la sera, prima alla vigilia, la sera di Santa Lucia, si prendevano le fave e si mettevano in ammollo perché la mattina successiva si preparavano i fefa a gracete, le Sì, famose sì, fave sì. cotte con l'alloro e compagnia bella. Le fave cotte, i fefa gracete, si preparavano dopo la messa dell'alba. Io ricordo che le nostre mamme, le nostre nonne andavano, mia madre che All'alba. abitava vicino la cattedrale, andavano alla chiesa di San Benedetto, la chiesa Santa Lucia, Sì, cosiddetta Santa Lucia, certo. dove c'è un antico dipinto molto antico, di Santa Lucia, e lì c'era la messa dell'alba, proprio all'alba, alle 5 di mattina. Altri andavano alla chiesa di San Francesco, dove c'è una bellissima statua anche di Santa Lucia. Poi si ritornava a casa e si preparavano I i fefa famosi, gracete, i fefa gracete, che poi infatti. si mangiavano durante la giornata, insomma, non è che... Ma venivano mangiate con i crostini di pane, con... Sì, poi durante la giornata ognuno li mangiava come voleva. Sì. Sempre il giorno di Santa Lucia c'era un'altra tradizione di preparare una sorta di tarallini di pasta frolla. Erano dei tarallini che venivano chiamati sotto il nome de Lucchia di Santa Lucia, proprio in devozione alla santa. Anche nelle case ricordo che si metteva un lumino con un santino della santa in devozione. Certo. Alcuni devoti, quando chiedevano la grazia a Santa Lucia, quel giorno non mangiavano, non si mangiavano, facevano digiuno. Questa è un'altra tradizione. Qualche giorno prima, 2 o 3 giorni prima, un gruppo di ragazzine faceva la cerca dell'olio. Questa è una cosa molto bella. La cerca dell'olio, pirumun, a Santa Lucia. Quindi si girava per le case queste Quindi si ragazzine. riceveva olio dalle famiglie che servivano per Per la fare devozione, i per la lumini. devozione a Santa Lucia. Sì, Allora sì. giravano per le case. Questa è un'altra bellissima tradizione. Vogliamo andare sui dolci perché Ma si sì, infatti, avvicina visto che Natale, mi dice, i dolci. hai parlato di quel che si mangiava a Santa Sì. Lucia, a questo punto possiamo parlare proprio di quelli che sono i I dolci dolci del Natale, tradizionali. ma soprattutto i dolci del Natale. Quelli di tradizione Sì, sipontina. Pontina. Nei giorni che precedeva il Natale era usanza in loco, ora in forma minore, preparare imbrignole, o imbrigne come dicono molti a Manfredonia, i dolci natalizi. Ricordo che per le strade si sentiva un odore tremendo, come si chiama? Effluvio, va bene la parola effluvio. Sì, Si sì, sì. sentiva questo odore che fuorusciva dalle case, che inebriava le strade. Ma in tutte le case si faceva taral, taralù,
cartellate, scavtatil, cavzoncil, ostia acion, i nannarilli, i puprete, i biscottoni, i pezzarelli, i taralli neri, i famosi taralloni, non i puprete, i poperati, i taralloni neri che erano tipici manfredoniani. Io ricordo al forno del Sezione. Perché i poperati sono d'origine montanara. Si fanno anche, diciamo, d'origine montanara, ma era di tutta la zona, anche a Foggia si fanno, a San Giovanni, come gli abbiamo. Diciamo che la tradizione forse è iniziata a Monte Sant'Angelo, c'è tutta una storia, vabbè, che forse la racconteremo in un'altra occasione. Vabbè, però non dimentichiamo, proprio perché hai fatto riferimento alla storia, alla tradizione, che la città di Monte Sant'Angelo è sorta grazie al culto micaelico. Sì, diciamo. Non sono stati altri che Sipontini che si rifugiavano a Monte Sant'Angelo. Questa è un'altra storia, vabbè, no, non è il momento, poi ne parliamo in un'altra occasione. Quindi questi taralloni neri, che dicono che si fanno tuttora, Manfredonia, li fanno al forno, io li ho visti ancora al forno Trotta, via Antiche Mura, e poi al forno De Zezù, in via San Lorenzo, che si approntano ancora, erano dei taralli tipici manfredoniani che si facevano in loco. Poi ancora i biscottoni, amadetti, i taralloni puvoni, quelli che si mettevano poi nel vino, i famosi taralloni. Cosa dire? Le cartellate, ci sono due versioni, quella con vincotto, con vincotto di fichi e vincotto, per esempio, veniva fatto con i fichi, perché Manfredonia, ricordiamo, già dal Settecento era circondata da fichi d'India. Sì, mentre il vincotto con l'uva, si faceva con l'uva. Invece, io ricordo una cosa, che da piccolo, prima del Natale, nel mese di novembre, quando i fichi d'India erano maturi, allora si preparava, noi lo facevamo anche a casa nostra, si preparava il vincotto, si pulivano questi fichi d'India, si mettevano in tegame e si mettevano a cuocere. Quindi anche i fichi d'India venivano utilizzati per il vincotto? Sì, i fichi d'India più forse perché il vincotto di fichi d'India è migliore di tutti gli altri fichi d'India. Ed è quello speciale. Si faceva anche con le carrube, il fichi d'India, diciamo, il vincotto di carrube è più amaro, però è anche buono. Si utilizza tuttora. Le carrube dette fainelli. I fainelli, i famosi fainelli, chiamiamo carrube, ma dobbiamo parlare in italiano, non si capisce, non si comprendono. Quindi dicevo, si preparava con i fichi. Molte volte a casa di mia madre mescolava anche i fichi. Fichi e fichi d'India. Quindi fichi d'India e fichi. Gli ultimi fichi, quelli di fine novembre, i famosi fichi neri, bianche dentro, fuori e nere dentro, venivano mescolate, ed erano i famosi fichi tardiv, che si dicevano a Manfredonia. Venivano mescolate e veniva un vincotto speciale. Allora andiamo alla vigilia, Vincenzo. No, io vorrei soffermarmi invece, prima di arrivare alla vigilia, Franco, dal punto di vista tradizionale, di questi dolci che hai nominato, quali sono, secondo le tue ricerche, quelli proprio tipici manfredoniani? Quelli che ho detto la maggior parte si sono sempre fatti, i scavtatil, i biscottoni, i nannarilli, si sono sempre fatti, li faceva mia madre, li faceva la madre di mia madre, li faceva la mia bisnonna. Quindi questo, diciamo, è una tradizione della zona, del territorio. Non solo di Manfredonia, ma anche del territorio. Del territorio. E questo tarallone invece è come la farrata, che è un fatto tipico manfredoniano. Sì, certo. Questo tarallone. Certo. La vigilia, il pranzo e la cena del Natale. Del Natale, che sono anche importanti. Il pranzo, allora, la vigilia di Natale, io ricordo che a mezzogiorno si mangiava leggeri. Digiuno. Quasi il digiuno, perché mia madre, come da tradizione, credo in tutte le altre case si faceva anche così, si preparavano il famoso baccalà in bianco con le pettole, queste pettole bagnate nel baccalà, e ci mangiava con un po' di vino e basta, era quasi un digiuno, diciamo. No, un'insalata di broccoli forse. E dopo anche un po' di broccoli, dopo chi preferiva anche broccoli poteva mangiare un po' di broccoli. No, perché ricordo pure i broccoli che venivano farciti, all'interno delle pettole. Diciamo anche un po' di broccoli, però l'usanza era pettole
E baccalà. E baccalà, quella è la cosa. Però chi non si lo poteva permettere, pure ci arrangiava, non mangiava nulla. E invece poi la Poi la sera la sera, cena la era. famosa ciambotta, la Certo. ciambotta fatta, chi la faceva con le anguille, con il E certo, il capitone, capitone. con i pesci, con i crostacei, insomma, ognuno sceglieva. Voglio ricordare che Manfredonia, nei nostri acquitrini, cioè la zona da Amiarice, come una zona ricchissima di, era prima una zona ricchissima di anguille, Sì, di capitoni. infatti. Qualcuno più fortunato, qualche pescatore, alcuni pescatori che qualche giorno prima pescavano il famoso capitone di mare, un gnac, cosiddetto un gnac, che ha un colore blu notte, diciamo così, verde, che dal verde al blu notte. Sì, è un colore molto Facevano un gnac, particolare. preparavano un gnac che è di una squisitezza unica, molti lo sanno, che sì. Quindi Poi, a cena, la vigilia, la ciambotta. e poi arrostivano, e poi si Certo, arrostiva capitone un arrostito. capitone, l'anguille. Molte famiglie facevano le anguille fritte anche. Era questa usanza. Le anguille piccole si tagliuzzavano e si facevano fritte. Voglio ricordare ancora, perché questo è importante, Manfredonia è stata una città di cacciatori. Quindi alla vigilia non tutti facevano la zuppa del pesce. C'erano, per esempio, i cacciatori che preparavano la cacciagione alla Sì. vigilia e anche il giorno di Natale. Benissimo. Facevano il ragù con la Con la cacciagione. Alla cacciagione. vigilia facevano una specie di friassetto, famoso, una cosa più semplice. Invece il giorno dopo, che ne parleremo dopo, preparavano il ragù. Quindi ragù di cacciagione. Il ragù di cacciagione fatti con gli uccelli. Mentre il giorno di Natale, giorno dopo il giorno di Natale, a mezzogiorno era tradizione preparare il ragù, famoso Certo. ragù, con le orecchiette, quindi con gli involtini, famoso braciole. Certo, Il figurati. famoso braciole, perché se non facevi i braciole non era Natale. Certo, chi non se lo poteva permettere, facevano un zucchero finto, dicevano un tempo, e facevano rumore in casa per Sugo far finto capire. solo di pomodoro. Poverini, poverini, chi non se lo poteva permettere. Però quel giorno tutti cercavano di fare questa. Andavano a comprare anche carne di besciamella, ma dovevano fare queste benedette braciole per Infatti, fare questo ragù. come erano farcite le braciole? E ci mette prezzemolo, aglio, insomma, le solite formaggio o il pecorino, insomma, i soliti ingredienti, diciamo. Volevo dire che il mezzogiorno è la tradizione, questo risale in un documento del 1820, che poi è stato tramandato, il più piccolo della famiglia metteva una letterina sotto il piatto del papà Per per dargli leggere. gli auguri e quindi ringraziarlo per a Vabbè, poi nome di c'era tutta anche la è tradizione una che i tradizione che bambini si usa salivano sul tavolo sul tavolo. e cantavano oppure Prendevano questo bambino in e lo mettevano piedi sul in tavolo piedi sul tavolo a recitare poesie di a Natale. recitare poesie. Volevo ricordare però che era importante la vigilia del Natale. Dopo la cena andare a messa, ed era un rito alla messa di mezzanotte. E quindi le famiglie insieme con i bambini si andava a messa dopo la cena. Dopo Certo. la messa si ritornava e si giocava a carte, a tombola. E i bambini, io ricordo che io con i miei fratellini, con i miei fratelli e sorelle, giocavamo all'oca. Sì, Ed il era, gioco ed erano dei dell'oca. giochi semplici, E invece semplicissimi. la tombola veniva Tutti con insieme si faceva, tutti insieme si prendevano cosa, i i famosi pezzettini i di scorza pezzettini, di i mandarini. scorzi di mandarini e si faceva. Ci mangiamo i mandarini, ci mangiavano prima i mandarini e poi con la scorza si facevano delle piccole scorze e si mettevano sui Sì, numeretti, per segnarli. sui numeretti. Il giorno di Natale era tradizione a Manfredonia, anche da parte degli artigiani, fare gli auguri
ai clienti, ai loro clienti. Ed era bello perché loro si recavano alla casa di tutti i clienti, i barbieri, i falegnami, insomma, calzolai, che avevano tanti clienti, perché Sì, allora le scarpe, infatti. e andavano presso le case dei loro clienti A fare gli a auguri. fare gli auguri. Ed era un'usanza molto bella questa qui. Quindi Lo era ricordo. un giro abbastanza lungo, durava Era un tutta la giro lungo, era una giornata. cosa molto, molto bella. Io ricordo anche che i barbieri davano un calendarietto con le Sì. donnine Osema, ricordo, Ma profumatissimo, io adoravo, sono che ricercati quei calendarietti. dava di cipria, ma ricordo, Sì, adesso sì, sì. ricordo bene, dava di cipria e compagnia bella. Invece, gli armatori, i proprietari di barche e i proprietari terrieri, il giorno prima di Natale c'era l'usanza di offrire, di portare alla casa dei famosi compari o dei parenti a ciambotte di pesce, che poi veniva cucinata il giorno prima. Oppure Certo. uova o polli, questi erano, era gente che era più benestante e quindi portava alla casa dei loro compari, parenti, Quindi questo ben di Dio. tutti alimenti che Alimenti che venivano servivano poi poi utilizzati per il pranzo. per il Natale. Ascolta, Franco, invece la sera del La Natale. sera a Natale si mangiava sempre a base di pesce, diciamo, A lo base di stesso. pesce, però c'era Sempre, sia anche. arrosto, c'era l'arrosto, anche arrosto di pesce. Si continuava sempre con Si il pesce. continuava però anche accompagnati E da poi, nocelle, nocelle, e poi da. ne parlavamo, nocelle, non nocelline, qui c'erano sempre. E il vino, Il vino. non mega. Io ricordo che il vino, ricordo bene, si vendeva in tutti i piano terra, è stato venduto fino agli anni, ricordo, anni, fine anni 50, anche anni 60, c'era una grande produzione, una grossa produzione ancora a Manfredonia di vino, e questi contadini, questi agricoltori mettevano fuori la porta quando arrivava il vino novello, specialmente vicino al periodo di Natale, a frasche fuori, era un ramo di pino, un ramo di pino che indicava che varrebbe tu il vino novello e quindi potevi andare a comprarlo. Ed era una cosa molto bella, molto originale. Poi questi produttori adesso hanno ripreso un po', ma un tempo Manfredonia aveva una grande produzione di vino tra le altre produzioni. Vabbè, e c'erano anche tantissime cantine Tante che cantine, producevano direttamente il vino. dicevi cantine, nelle cantine il vino va bene. Andiamo avanti, Vincenzo, vogliamo andare Sì, certo, al giorno di Santo Stefano. il giorno di Santo Stefano, quello dei malinfanti, se, Esatto, infatti, il dai, famoso parliamo dei malinfanti. malabanti, il giorno di Santo Stefano, che si mangiava a pranzo Leggero. leggero, il famoso malabande. E poi un'altra cosa, la minestra verde, che era molto importante. I malabande però erano i famosi, più nel periodo, diciamo, carnevalesco. Sì, Si usava, certo. però molte volte si facevano anche a Santo Stefano, si facevano anche a Santo Stefano. Però a Santo Stefano la tradizione vuole amnestra verde, fatto di Brodini, insomma. brodini, con tracche di maiale, i famosi spuntatori di maiale che si mettevano dentro, oppure approntato, chi abbatteva a fianchetti, che non aveva soldi, poverini, compagnia bella, utilizzavano i cotiche da Puck, le Ah, benissimo. cotiche di Che Vaiano, servivano purtroppo, per. poverini, chi non poteva comprare, si accontentava, Ascolta, però diciamo Franco. seguendo questa tradizione. Le Invece, Clarisse, scusami, me la certo. dimentico, e ho fatto questa ricerca e praticamente ho riscontrato che tra il 1764 e il 1790 le nostre monache, le Clarisse di clausura, consumavano alla vigilia di Natale, questo l'avevo dimenticato prima, pesce in bianco, facevano un pesce in bianco, In bianco. mentre la sera pesce fritto, guarda, era bello. Poi ceci, noci, castagne e compagnia bella. Invece il giorno di Natale, bollito di carne, facevano il bollito di carne, maccheroni, formaggi, filetto e provole molte volte che avevano regalato e vino.
ci abbracciando prima ed era anche giusto. E poi accendevano un famoso chip, che era un ceppo, un grosso tronco di legno, famoso ceppo, no? Ceppo natalizio, che significava la nascita, la luce, la nascita di Cristo. Certo, anche perché poi non dimentichiamo che il 21 dicembre c'è anche il solstizio d'inverno Sì. e quindi c'è questo legame anche con altre tradizioni. Il presepe allestito in casa, Sì, Franco. il presepe in casa veniva solitamente per tradizione fatto su un mobile, su un mobiletto, si trovava un posto su un mobiletto e si preparava. Ricordo che anche nelle botteghe, in parecchie botteghe, sarti, falegnami, in un angolo si preparava il presepe. E il presepe veniva fatto con carta, con la carta, con il timo che si andava a raccogliere sopra un parco, ma ricordo che lì Certo. cresceva anche lì il timo, perché era una zona che non era abitata, dove adesso c'è l'ospedale civile, il famoso parco. Si andava a raccogliere, che noi chiamiamo in dialetto uvelote, noi chiamiamo uvelote in dialetto il muschio, il Il famoso muschio. muschio verde, che poi si metteva nel presepe. La colla come è preparata? Preparata con acqua e E farina, farina. quindi perché era tutta una cosa. Però si preparavano questi presepi ed erano molto belli. Però c'erano a Manfredonia, e questa è una tradizione anche antica, nella casa, in alcune case, come il canonico Stola, c'era un presepe antichissimo del Settecento che era meta durante il periodo natalizio di tutta la città. Tutta la città andava in casa di questo canonico Canonico Stola Stola. per andare a vedere questo presepe. Poi fu donato, questo canone lo donò a San Leonardo, e i monaci di San Leonardo, quando i monaci di Santa Maria gestivano San Leonardo, lo tennero per alcuni anni lì e poi lo portarono a Santa Maria. E alcuni pupi vengono messi anche in occasione del Natale nel presepe che si fa nella chiesa di Santa Maria. Sì, io so anche di un altro presepe molto importante che veniva allestito nel Palazzo degli Santi. Sì, Anche... c'erano dei presepi antichi, per esempio nella casa del barone Cessa, nelle case baronali, solitamente in un angolo veniva allestito un presepe permanente, con pupi anche antichi. C'è un altro fatto molto importante anche sui presepi, per esempio quello portato da Amalfi dal vescovo Cesarano nel 1931, quando venne a Manfredonia, che sono dei pupi di pregio, alcuni pupi sono di pregio, e sono stati messi nel presepe allestito nel salone del seminario. Arcivescovi. Per alcuni anni sono stati messi lì, per alcuni anni, in allestimento, quando si è allestito il presepe nel salone Quindi anche la della. tradizione Sì, del un'altra presepe è una tradizione. bella tradizione È una qui tradizione in antica. questa Poi città. abbiamo avuto anche altri presepisti, a noi a Manfredonia, che costruito, per esempio, il famoso organista in Gic, preparava preparava i pupi con la cera. Gesù Bambino, Madonna, gli Asinelli, li preparava con la cera ed era un artista, un vero artista. Questo era l'organista, era popolarissimo. Ci chiamava un Gic, io ho qualche pupo che farò vedere anche in televisione. E cosa dire? A casa di mia madre, quando si faceva il presepe, era una cosa molto, molto bella, perché mamma non voleva che dovevamo toccare i pupi. Io invece, che ero rivattiso, che ero un provattiso, andavo lì, prendevo sempre i remmaggi e li mettevo vicino alla grotta. E mia madre si incavolava e mi redarguiva tutte le volte, si incavolava perché non voleva, assolutamente non voleva, che io dovevo toccare. Sì, poi tornata tu che i remmaggi arrivano alla vigilia da Befene, e si incavolava, aveva ragione. Certo, Io certo. non gli volevo dire che li mettevo sulla montagna, qua lì che non arriva Cristo. E li prendevo, Li li volevi far mettevo. arrivare prima. Questo era l'incenso, però Franco. lo si faceva per.
Vabbè, giochi di Ci bambini. sono, vince, a tal proposito, dei proverbi e Infatti, preghiere parliamo dei e canti del proverbi. Natale. C'è un Uè Madonna, o Madonna, if dieta la Madonna. Ho fatto un bello guagnone che ci chiama Salvatore. Salvatore, ve per la chiesa, mamma, mamma, dammelo pe. Ed è una cosa molto bella, molto antica, o Madonna, è partorita la Madonna, insomma, eccetera, eccetera. Un antico motivo natalizio, così recita, lo abbiamo anche inciso nei canti popolari. Movore Natale, movore Natale, facciamo i petroli, i cartelletti, i nannarilli, i cavazzoncilli. Natale per mosso di onde e dopo Natale facciamo i conti. Si diceva due volte. Natale per mosso di onde e dopo Natale facciamo i conti. Poi qualcuno rispondeva a mangiare il venuto l'ugosto, a paia il venuto la sosta. Perché era bello mangiare, ma Bellissimo. poi quando si andava a pagare era un tormento per chi non lo poteva fare. Poi Andiamo avanti. ci Ci sono sono anche anche i detti popolari. dei detti molto belli. A Natale, alcuni, i pettoli che mangiano, a Natale ci mangiano, manca la befena, alla bufanù. I pettoli che mangiano a Natale ci manca la bufanù. Poi ancora, il giorno di Natale era un giorno per chi, per il famoso fittuario, chi abitava nelle case di persone proprietarie di case, era un giorno un po' particolare perché si pagava la terza pigione. Le altre purtroppo, si diceva la terza, era la terza pigione che si doveva pagare, l'altra si pagava a Pasqua e poi un'altra il 15 agosto. Queste erano le tre date che i poverini avevano a cuccia di soldi, Per dovevano pagare per l'affitto pagare di casa. il proprietario di Sì. casa. La vigilia dell'Epifania. No, Franco, dei detti popolari del Natale non ricordi altro Sì, no, invece? diciamo che ci sono altri, ma a Manfredonia ci sono delle ninnanne, c'è la ninnanna Infatti. molto bella, molto ninnavel, ninnavel. Sono molto belle, ci sono due ninnanne che però sono molto Molto lunghe. Adesso lunghe. raccontarla qua ci vuole tre quarti d'ora e allora non vale la pena. Ecco, però poi c'è un'altra storia che ho sentito da vari amici, la storia di quei giochi che si facevano al campo sportivo durante le fasi di allenamento, Ah, sì, la no, Zecnell. io ricordo che giù al campo sportivo, Il durante il Zecnell. periodo natalizio, non solo Sì, a Natale, infatti. durante il periodo natalizio, siccome al campo sportivo si entrava, perché c'erano buchi da tutte le parti, quindi si entrava ovunque, si saltava, la maggior parte dei giovani, anche persone di una certa età, in gruppetti, sulle gradinate, anche se la squadra faceva allenamento, non gli fregava niente, giocavano a carte. Si A giocava carte. a soldi, alla briscola, ai mondi, dicevano ai mondi, Sì, facevano sì, sì. chi diciamo, riusciva a prendere la carta più alta, poi vinceva. E si giocavano i soldi, io certe volte litigavano anche, ma erano numerosi gruppi, tu vedevi 30, 40, 50 gruppi che si riunivano al campo sportivo e E giocavano quindi durante c'era il questa periodo. tradizione di È giocare al una campo tradizione, sportivo nel una tradizione. periodo natalizio. No, ai giocatori che non gli pensava nessuno, loro pensavano a giocare a carte. E come si chiamava questo gioco? O Zecnet. zecchinette, si giocava o zecchinette, si diceva, noi dicevamo da piccoli, o zecchinette, È a carte. incredibile. Allora, caro Arriviamo alla Vincenzo, vigilia andiamo all'Epifania, la dell'Epifania. vigilia dell'Epifania. La vigilia dell'Epifania è una notte avvolta Dal nei mistero. misteri e superstizioni. Certo. Credenza popolare vuole che alla vigilia, la vigilia di Epifania, era l'ultima notte in cui l'anima del purgatorio, le anime del purgatorio, girovagavano per la città, I morti. i morti, e per le case, prima del loro ritorno al cimitero, nelle loro tombe. Questa libertà iniziata
dalla notte di tutti i santi. Sì, infatti. Io ricordo che sul tavolo, imbandito, si imbandiva un tavolo con la tovaglia bianca e mia madre, io lo faccio ancora io a casa, lo faceva anche mia nonna, si metteva una pagnottella di pane, un coltello, un bicchiere, l'acqua benedetta e la palma benedetta che i morti dovevano benedire e poi che ci dovevano rifocillare. Io ricordo che c'erano pure dei E lumini poi di un lumino, olio. è un lumino Sì. d'olio per indicare la luce, quindi, per Certo. i morti, per i morti. Ed era una tradizione molto antica, tant'è che noi la notte quel giorno non ci alzavamo. Io, certe volte si urinava nel letto perché Sì, perché la per la paura si urinava nel letto vedere questa scena che era terrificante. Ma perché mamma diceva non vi dovete alzare. Noi non ci alzavamo, ma certe volte. Certo, ma si aggiunge pure il fatto che c'era anche la tradizione, una credenza popolare che in quella notte gli animali Che gli parlassero. animali parlassero. Sì, c'era anche questo fatto. E queste anime del purgatorio poi a un certo punto ritornavano mestamente al cimitero, mugolando, si dice mugolando a capochino. Ce n'è una da tre, come si suol dire, nei loro loculi, e parevano dire, tutti feste, iessere e venessere, ma Pasqua e Bufaneuio, me venesse. Ah, Tutte le ecco. feste venissero, ma Pasqua e l'Epifania non venissero mai, perché Era il loro dovevano, ritorno. per loro era un fatto terrificante, perché dovevano tornare nel cimitero, Nel nelle loro tombe. cimitero. Va bene, Vincenzo, Franco, in io conclusione, che sì, cosa si può dire di queste tradizioni? io voglio dire che Manfredonia conserva ancora molte famiglie. Ho fatto un giro quest'anno e ho fatto alcune registrazioni di alcune massaie, alcune brave massaie, casalinghe, brave signore, che ancora diciamo preparano i dolci in casa, fanno ancora i dolci in casa, Sì. è una cosa, i dolci natalizi, ed è un fatto bello. Oggi si comprano, vai al bar, si comprano ovunque, alle pasticcerie, ma ci sono ancora molte donne che fanno i pasticcini in casa, i Ma io cartellate, i ricordo calzoncini, i tanti anni fa, nanarini. vedevo anche che venivano preparati in casa e poi c'erano i bambini che Sì. trasportavano ai forni Sì, per... io ricordo, Sì. noi quando facevamo a casa mia, a casa di mia madre, preparavano i famosi puprete, i scaldatil, i taral nirio, si portavano in diramare, Nelle erano delle lamiere, sì. grosse teglie Teglie, di sì. zinco, di stagno, e si portavano al forno. Io ricordo io con i miei fratelli portavamo al forno, che era vicino casa poi, perché noi abitavamo vicino alla chiesa di San Michele, c'era il forno del Zappatella all'epoca, il famoso Certo. forno del Zappatella, Quindi presso il forno venivano... oppure al forno quello Leone, che stava in via, tra via Faccacreta, in E quella lì zona, venivano sì, e quindi cucinate. si portava, oppure al forno Grieche, che era vicino casa, oppure si Benissimo. portava al forno, loro poi, i fornai, con i loro ragazzi, li portavano alle case, alle nostre case. Dopo che si cuocevano, li mettevano in cesti e li portavano a casa, Ovviamente in li cambio riportava, c'era un... faceva una zogna, allora era, si pagava un qualcosa, però loro ogni cliente toglievano un taral, due taral, ma Sì, c'era uno scambio in natura era un fatto praticamente. normale, insomma, dovevano anche sopravvivere, caro Vincenzo. Quindi, conclusione, quello che vuoi sottolineare è che ci sono Ci sono ancora ancora molte famiglie che rispettano queste il presepe in tradizioni. casa, si fa ancora, Sì, certo, moltissimi figurati. fanno ancora il presepe in casa, ho riscontrato anche questo, moltissime famiglie. E devo ricordare un fatto molto bello, che sono più di 15-20 anni che Manfredonia ha una tradizione di presepisti. Io dico che sono, non sono, sono i migliori, credo, nella provincia di Forza, e forse in Puglia. E un gruppo di ragazzi che da 20 anni, da più di 20 anni, realizzano mostre. Quest'anno purtroppo non so se le mostre saranno realizzate, saranno allestite, per via del Covid, e
credo che siano dei professionisti, sono dei professionisti ad alto livello perché realizzano dei presepi veramente, veramente, veramente belli. Bene, Franco, io direi Io voglio di concludere, però. concludere. Sì. Concludiamo con Voglio leggere. l'invito. Sì, Benissimo, con voglio questa leggere. chicca Questa tua chicca, voglio leggere. particolare. Nonostante i tentativi destabilizzanti che imperano nella comunità sepontina e non solo nella nostra comunità, la pandemia che ci perseguita da un anno, la festa del Natale conserva ancora intatti alcuni aspetti relativi ai riti religiosi e alle tradizioni popolari tramandate da secoli. I presepi, la religiosità, la gastronomia descrivono un linguaggio che è difficile strappare dalla storia di un popolo. D'altronde, rinnegare le proprie radici equivale a cancellare la propria storia. Bravo, Vincenzo, grazie. grazie, grazie a tutti. Manfredonia TV ti ringrazia. Manfredonia TV E e Franco, l'avvocato Vincenzo Di Stato, un mio carissimo amico per tanti anni d'ufficio, quand'en am passé. Auguri a tutti, buon Natale e un felice anno nuovo. Speriamo che sia di auspicio veramente per il lavoro, per la ripresa economica, per i giovani che trovino finalmente un lavoro attraverso progetti seri e non illusivi di illusione. Grazie, arrivederci a tutti, buon Natale. Bene, questa è la conclusione di Franco Rinaldi. Noi teniamo tantissimo a ringraziare Franco Rinaldi in qualità di storico, in qualità di cultore delle tradizioni, un carissimo amico che al momento è uno dei pochi ancora che a Manfredonia fa ricerche continue sulle tradizioni, ha pubblicato tantissimi articoli, oltre un migliaio di articoli dedicati alle tradizioni sipontine. Per cui non possiamo che far tesoro di quello che è stato detto da Franco, tesoro per conservarlo anche a futura memoria. Grazie ancora a Franco Rinaldi, grazie ancora a tutti coloro che sono Grazie, Vincenzo. stati attenti e hanno ascoltato queste bellissime tradizioni, hanno ascoltato direttamente queste belle storie raccontate da Franco Rinaldi.